Oggi ragazzi siamo qua in questo nuovo video post la partita della Juve Manchester United 0 Juventus 1 espugnati dominati surclassati. Mourinho uomo di merda, uomo di merda, Mourinho uomo di merda. Tutto ciò per dire veramente, veramente, veramente di cuore, proprio col cuore, raga, col cuore, col cuore. Grazie, grazie a tutti i 4.000 tifosi che sono andati a Manchester a surclassare tutto il resto dello stadio che tifava United, che giocava in casa e che sono stati zitti, che sono stati zitti, 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 davanti ai nostri tifosi, fuori casa, 4.000 contro non so quanti, ma una bordata di tifosi, a sentire Mourinho uomo di merda, ragazzi. Mourinho, Mourinho, vaffanculo. Mourinho, Mourinho, vaffanculo. Ragazzi, i primi 10 minuti si sentiva soltanto fino alla fine forza Juventus. Fino alla fine forza Juventus. Ragazzi, che cazzo avete fatto voi? Veramente, se c'è qualcuno di voi che sta guardando questo video che è andato a Manchester, veramente grandissimi, calorosi, veramente bravi. Per il resto non so se avercela di più con Bentancur, brutto bastardo, o con quel figlio di troia dell'arbitro. Perché sì, mi sono rotti i coglioni. Primo tempo della Juve, imbarazzante nel senso che l'abbiamo devastati, gli abbiamo aperto il culo a pezzetti. Secondo tempo, caro quel troione dell'arbitro, ma fischi qualcosa a favore nostro, non tutto a sfavore? Che cazzo era? No, adesso devi spiegare. Che cazzo era quel giallo di merda che era da Chiellini? Brutto bastardo ignorante. Brutto stronzo. Io spero che tu non arbitrerai mai più una partita della Juve, di Champions, di qualunque campionato. Spero che vai a vivere sotto un ponte. Brutto handicap. Ma che cazzo di giallo gli hai dato? Che giallo gli hai dato? Ti hanno pagato per dare un giallo a Chiellini? Perché è un difensore più forte del mondo dopo Sergio Ramos, me lo dici? Dimmelo, brutto coglione. Brutto handicappato. No, ma dimmelo. Coglione, dai, dai. Voglio sentirla. Testa di minchia. Brutto coglione. Cazzo è? Arbitro esperto che ha arbitrato la finale di Champions. Si è visto quell'handicappato, quel coglione. Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo? Ma che giallo gli hai dato? Ma tu sei rincoglionito. Poi Mata, fischia l'arbitro. Mata piglia la parola e boom, lo tira sugli spalti. Zero, zero. Young ha fatto 62 falli su quella fascia di merda. Un giallo agli ultimi minuti gli hai dato. Ha fatto 37 falli. 37. Io ci sto sul giallo di Matuidi perché era imbarazzante come fallo. Per il resto, però, che cazzo fai? Pogba, devastante. Pogba, veramente troppo forte. Troppo forte. Pensate aver avuto un Pogba? Cioè, pensate se avessimo avuto un Pogba al posto di quell'handicappato di Bentancur. Quel testa di minchia. Sì, perché sono felice. Io conto come un porco. Perché siamo una squadra veramente troppo forte. Che siamo veramente. Ora lo posso dire candidati a vincere la Champions. Perché se giochiamo così queste partite, tutte le partite di Champions, li surclassiamo avversari. Però, perché gioca quell'handicappato di Bentancur e non Emre Can? Perché gioca quell'handicappato di Bentancur? No, Max, spiegamelo. Perché oggi Max hai messo in campo una buona squadra? Le hai spiegato bene le tattiche, veramente hai fatto un buon lavoro. Però perché gioca quell'handicappato di Bentancur e poi su tre cambi mi togli Dybala, il migliore in campo. Cuadrado, uno che co comunque poteva ancora farcela. E Cancelo, un altro dei migliori in campo. E non mi togli quel coglione di Bentancur o Matuidi che ha ammonito. No, no, fare handicappato. Ma perché devi fare così, Max? Ma perché? Ma poi gli cambiò, ma un po' dopo magari. Ma uno al 60esimo, Douglas Costa al 60esimo. Metti Douglas Costa al posto di Cuadrado. Giochi con Ronaldo, Douglas Costa, Dybala. Oppure Ronaldo, Douglas Costa, Dybala. Così, ma non che mi metti Douglas Costa al posto di Dybala. Ma che senso c'ha? Comunque, la Juve vince 1-0. Devastati, devastati.
Chiellini comunque, ragazzi, fatti una statua. Anche Bonucci ha giocato bene oggi. Ha sbagliato solo un passaggio che mi stavo cagando addosso, quelle agli ultimi minuti. Però oggi veramente tutta la Juve mi è piaciuta veramente tanto, tutta. Avete visto che senza Mandzukic la Juve gioca meglio. Detto fatto. Mandzukic. Poca roba. Poca roba. Chi dice che Mandzukic è bravo? Per me sbaglia. Però io a differenza di Donato. Perché io sono un po' come Donato. Lui odia Icardi, io odio Mandzukic. Ma io non è che lo odio. Però credo che per far stare in panchina Dybala serva uno forte. Non un coglione, un paracarro come Mandzukic. Non un paracarro come Mandzukic. Non un paracarro come Mandzukic. Ma già se mi dai un Higuain, mi dai un Lewandowski, mi dai un Harry Kane. Quelli sono cazzo di attaccanti che possono dire Dybala va in panchina. Non quel paracarro di Mandzukic. Non quel paracarro. Avete capito? Ma paracarro non che un paracarro, ma conforto Dybala. Non gli può neanche pulire le suole delle scarpe. Non gli può neanche pulire la suola della scarpa. Avete capito? Dybala oggi che partita ha giocato? Ditemelo. Devastante. Io ho visto la Juve, primo tempo. Questa è Juve spettacolo. Calcio champagne della Juve. Non del Napoli, della Juve. Giocavano nello stretto, tocchi. Uno, due di qua, di là. De Gea che parata ha fatto all'incrocio a Ronaldo. Quell'azione lì, che azione è stata? Delle palle. Bonucci ha dato una palla a Cancelo col contagocce. Col contagocce sul piede. Sul piede. Una formazione veramente buonissima. Te l'avevo detto. Le due note negative. Quell'handicappato dell'arbitro. E quel pezzo di merda. Cioè, e quel pirla di Bendancur. Perché dopo il 65esimo ha fatto cagare. E quando tu vedi che Bendancur inizia a far cagare, lo togli. Cioè, per il resto ha giocato anche bene. Ma lì faceva cagare. Sembrava un coglione. Pure i telecronisti l'hanno detto. Bendancur sta facendo sbagliato un passaggio, sbagliato un intervento, ha fatto un fallo, ha fatto un handicap. Basta, dopo 7 minuti di video posso chiudere qua, subito uscirà sicuramente a mezzanotte perché c'è una condizione dei thailandesi in Corea del Nord. Ma ragazzi, ve lo dico solo perché mi dà fastidio che quel porcone dell'arbitro veramente. Mi sembra di aver visto Valencia Juve. Comunque, a svegliare è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Grande Ronaldo, grande Dybala, grande Juve, amala. Alla Inter. Amala, forse io.